Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Referendum. Referendum versus 4 dicembre 2016. L'Italia è chiamata a votare per il referendum costituzionale. Negli ultimi mesi sono scesi in campo autorevoli sostenitori sia delle ragioni del sì sia delle ragioni del no. Ancor prima delle ragioni politiche, Uslo Web Radio vuole indagare i profili giuridici più controversi della riforma costituzionale. Per le ragioni del sì, sale sul ring di Uslo Web Radio Milena Miranda. Per le ragioni del no, sale sul ring Elia Barbugliano. Una lotta senza esclusione di colpi, un'agonistica battaglia fatta di argomentazioni giuridiche per difendere il testo della carta o per cambiarla definitivamente. Inizia lo scontro sul ring di Uslo Web Radio. Buonasera, buonasera a tutti. Elia, ci sei? Buonasera, buonasera Milena, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Bentornati questa serata alla nuova puntata di Referendum versus. Siamo quasi alla fine, Elia. Ormai si contano davvero gli ultimi giorni e noi non vediamo l'ora, diciamolo, di arrivare alla fine di questo 4 dicembre, e come noi tanti sono stanchi anche di sentir parlare di questo referendum, anche se io, portando in giro con il tempo di cambiare un po' di incontri per il sì e per il no, scopro ogni giorno persone che non hanno neanche la benché minima idea di quello che c'è dentro a questa riforma. Ovviamente che si sta avvicinando il giorno del referendum e salutiamo il marito di Milena Miranda, che ormai non la vede più a casa perché tra i comitati, gli incontri, le cose, volevamo rassicurarlo, la Milena è qua, sta parlando anche stasera di referendum, più o meno, insomma, una certa ora, per le 11 più o meno finiamo, la dovrebbe vedere. No, effettivamente diciamo che ho un po' di problemini in famiglia, però insomma, quelli poi saranno pure fatti miei. Elia, comunque i problemi ce li teniamo tra di noi. Allora adesso ti dico un altro tuo problema, perché cara mia, cara Milena, stasera abbiamo due ospiti, diciamo, di peso. Allora io ti propongo Giovanni Belisario del Foro di Lecce, e tu invece chi mi proponi? Io ti propongo veramente un bellissimo pugile. Io peraltro lo apprezzo tantissimo ed è il ministro Graziano Del Rio, ministro per le infrastrutture, che era a Napoli qualche giorno fa, perché come sai c'è anche questa rete dei sindaci per il sì. Ministro Del Rio, oltre ad avere un passato di medico, è una persona che ha svolto l'attività di sindaco a Reggio Emilia per credo due mandati, non voglio dare dati sbagliati, ma sicuramente insomma per abbastanza tempo, da sapere che cosa significa amministrare una città. Invece io ti propongo, come ti dicevo, Gianni Belisario, che è un collega. Abbiamo notato che i colleghi effettivamente sono molto attivi, sono molto preparati sulle questioni che riguardano il referendum. E allora vorrei proporti proprio la prima clip del collega Belisario, in cui ci parla della composizione del nuovo Senato e del fatto che secondo lui si verrebbe a creare un Senato debole, ovvero un Senato dove non sono rappresentate le autonomie. E mi sembra che anche nella prima clip invece di Del Rio parleremo sempre di autonomie locali questa sera, vero Milena? Sì, assolutamente sì. Il ministro Del Rio in realtà ci riporta proprio a quella che è stata la sua
esperienza personale e rimarca le ragioni del sì proprio in base al fatto che finalmente le autonomie locali avranno il loro ruolo all'interno del Senato dell'autonomia. E quindi è una riforma questa che vuole dire che prima di tutto al centro ci sono i diritti di quelle persone che incontrerete in questi giorni e che, a cui direte che bisogna che non ci siano confusioni di competenze, perché se c'è confusione di competenza si indebolisce la democrazia, è ovvio, è ovvio. E il principio è semplicissimo, ognuno faccia il suo mestiere e lo faccia al meglio. E nello stesso tempo c'è un altro grande principio qua, un altro grandissimo principio, e cioè che la Repubblica ha bisogno degli enti locali. Io non ci sto a dire che questa è una riforma centralista, perché siccome l'ho vissuta sulla mia pelle, io ho vissuto sulla mia pelle quando trattavamo con Monti del patto di stabilità. Abbiamo rischiato lo scontro fisico molte volte, abbiamo fatto manifestazioni enormi in giro per tutta l'Italia, perché non potevamo riparare le scuole, non potevamo rifare i marciapiedi per il patto di stabilità. E quindi non è vero che voi andrete a perdere tempo a Roma. Voi a Roma andrete a far sentire la voce delle vostre comunità. Perché questo è il punto. Non puoi fare una vera scelta federalista se non c'è la voce delle comunità a Roma. Perché Roma è sorda, ha le orecchie tappatissime. Potete avere i parlamentari più bravi del mondo, potete avere i ministri più bravi del mondo, ma Roma è sorda. Non le sente le voci della signora che vi dice: oh, mia madre è ammalata, che ha un ictus. Non le sente queste voci, capite? Perché? Perché è un altro mondo, è un altro film. Non sente la voce di del giovane disoccupato che dice: mi sono laureato, cavolo, devo andare via perché non ce la faccio. Non la sente quella voce lì. E c'è bisogno che ci siano i sindaci e i consiglieri regionali che hanno contatto con il territorio per dire questa roba qua. Perché quando piove e c'è il dissesto idrogeologico si bagnano i vostri piedi, non quelli di Roma. E perché io discutevo con uno dei ministri e con il presidente del consiglio di allora quando è stato il terremoto nella mia terra e avevo la gente sotto le tende e discutevano loro che io non potevo spendere i soldi che avevo, capite? Ma era roba da dargli dei cazzotti in faccia, perché tu tornavi a casa e la gente piangeva. Oh, ma voi dovete pretendere che la vostra voce sia a Roma e dovete dire ai vostri cittadini che questo è uno dei modi in cui guarisce l'Italia. Io sono profondamente, radicalmente autonomista. Primo, perché la classe dirigente si forma negli enti locali. Secondo, perché fare politica vuol dire occuparsi della propria comunità. E terzo, perché l'autonomia interpretata correttamente consente di fare leggi giuste. Leggi giuste, che non vuol dire che avrete il potere di ricatto su tutto, vi occuperete di alcune cose, come succede in Germania, come succede in Francia, come succede in Canada, cioè è una cosa normale, non c'è. I principi fondamentali di questa riforma: competenze precise per Stato e Regioni, Senato delle Autonomie, via gli enti inutili, il referendum le leggi che vengono discusse in tempi certi, fanno parte del normale funzionamento di una democrazia. Questo è il punto. E quindi noi non siamo, e poi peraltro è molto chiaro il perché, no? È molto chiaro il perché, e chi sono le forze della conservazione. Mi fa ridere chi dice che Trump è un grande vaffadei verso l'establishment. Establishment chi? Ma chi? Ma establishment chi? Io sono 3 anni, io non sono parlamentare. Matteo Renzi non è, vi do delle notizie, stasera vi do un mucchio di notizie. Matteo Renzi non è parlamentare, io non sono parlamentare. Giuliano Poletti non è parlamentare. Padoan non è parlamentare. Allora, noi non siamo una classe dirigente che è lì da 40 anni. Veniamo dall'esperienza del territorio come voi. Spero che tra pochi anni ci sia qualcuno che è qui dentro questa sala che magari è al mio posto a fare il ministro delle infrastrutture, perché il fatto di aver fatto l'amministratore locale un po' mi fa capire che cosa vuol dire ragionare di appalti, di opere pubbliche, eccetera, eccetera, no? E quindi un pochino mi viene, no, nella testa come si risolvono i problemi. Allora, noi non siamo l'establishment. Ma quale establishment? Ma l'establishment è De Mita, che è 80 anni, che è sulla scena
pubblica, con tutto il rispetto che ho per gli anziani, però è 80 anni che è lì e che ancora pensa che siccome loro non sono riusciti a fare questa roba, non la possiamo fare noi. Ma questo è esattamente, quando io facevo il medico negli Stati Uniti, era esattamente la lezione che ho imparato quando ero là e quando ero a Israele. Cioè, i miei professori universitari, i grandi baroni, io non facevo il chirurgo, però mi ricordai i miei colleghi che erano giovani come me, non potevano mai mettere le mani sul malato, no? Mai mettere le mani sul malato. Sapete perché? Perché solo il chirurgo, anche quando aveva l'Alzheimer, che gli tremava la mano così, però lui era il più bravo di tutti. Perché non si molla mai il bisturi. E noi diciamo, ma molla sto bisturi. Ma cazzo, c'è il paziente che sta morendo, molla sto bisturi. Ti trema la mano. No, invece, no. Magari c'era un giovane bravissimo, con la mano fermissima, il primo della classe, eccetera, eccetera, però fin quando non aveva la barba bianca come me, non poteva mettere le mani sul malato. Ma bisogna, invece andavi negli Stati Uniti e trovavi dei giovani chirurghi che a 30 anni facevano le operazioni più difficili del mondo. Perché funziona così questa società? Noi siamo arrivati al potere, ricordatevelo questo, ricordatevelo. Noi siamo arrivati al potere per sconfiggere quella gerarchia, quel gruppo, quella setta di persone che aveva in mano il potere da 30 anni in questo paese. E abbiamo avuto così grande successo alle europee perché la gente capiva che noi eravamo la novità, non gli altri. E noi ancora adesso noi stiamo facendo le riforme per quella novità tanto attesa, per quel cambiamento, per quel movimento tanto atteso. Ma establishment chi? Ma dove? Ma che privilegi? Ma dove? Ma assolutamente no. E quindi noi questa riforma la proponiamo esattamente per tenere in movimento il sistema. Non è che sia contrario a rivedere il funzionamento del bicameralismo perfetto come quello che è caratterizzato attualmente nella nostra Costituzione, né sono contrario a che vi sia una concreta partecipazione degli enti locali, in particolare delle regioni, nella formazione delle leggi. Il problema però è che la trasformazione che hanno fatto del Senato in una Camera che dovrebbe essere l'espressione delle regioni, di fatto non ha dato poi alle regioni quegli elementi di incisività che avrebbero dovuto avere, tanto nella composizione, perché già da come vengono eletti i componenti di questo nuovo Senato, è chiaro con un discorso di legge attualmente proporzionale, alla fine se li scelgono i partiti. Scelgono ad esempio i sindaci, che non si sa neanche in base a che funzionamento legislativo poi verranno scelti, che non si sa che cosa rappresentino. Credo in realtà che sia un Senato, per come è stato configurato, molto debole, che non ha una vera capacità di incidenza e soprattutto non serve effettivamente a consentire una seria partecipazione delle enti regioni. Ad esempio non partecipano neanche i presidenti delle regioni, non ci sono neanche i presidenti delle regioni, quindi dovrebbero essere i portatori della voce della regione di appartenenza, ma invece poi vengono eletti proporzionalmente. E poi c'è un Senato debole che non ha una forza. Anche il fatto di poter presentare delle osservazioni sulle leggi, che poi possono tranquillamente sì, essere esaminate, ma poi la Camera promulga come preferisce, una Camera che peraltro con questa legge elettorale attuale, sebbene si dica che poi si cambierà tutto quello che si dice, certo, ha una forte fortemente influenzata poi chiaramente dai partiti e dalla forza di governo. Guarda, mi riferisco proprio alla modalità di composizione. Di fatto il suffragio diretto dei cittadini viene sostanzialmente eliminato, innanzitutto. Siccome vedi, io credo che ci sia un errore di fondo, anche nel dibattito che stiamo affrontando un po' tutti su questa riforma costituzionale e con riferimento alle modifiche del titolo quinto, con riferimento alle diverse competenze e alla divisione di competenze tra Stato e Regioni, non è che a priori si sia contrari a una revisione costituzionale, ma stiamo parlando della Costituzione, non stiamo parlando di un regolamento di condominio e neanche di una legge, per quanto rigida, per quanto fondamentale, perché la Costituzione dovrebbe almeno essere qualcosa di più, no? È la summa della storia democratica di un paese, no? Il pilastro del paese.
Ora, una riforma frettolosa, che senza offendere nessuno non è neanche scritta bene, ci sono degli articoli che sono veramente, non sto a recitare il solito articolo 70, che bisogna farsi una cura di costituente prima di leggerlo e comprenderlo, tenendo conto che poi la Costituzione non è una legge che dovrebbe parlare al potere, al governo, ma è una legge che parla al popolo. Ecco perché nasce semplice, comprensibile, è la cornice all'interno del quale tutte le tele che sono costituite dalle leggi ordinarie devono infilarsi perfettamente, altrimenti sono incostituzionali. E qui c'è l'impressione netta, anche con queste modifiche, è che si stia puntando ad adeguare la Costituzione a quelle che saranno poi le scelte legislative ordinarie del futuro. E lo cogli anche quando leggi una relazione accompagnatoria al disegno di legge, che ti dà come motivo ratio della modifica l'esigenza di adeguamento alla governance economica europea e alla concorrenza globalizzata. Cioè, è preoccupante questo, certo. senza introdurre discorsi di autoritarismo, ma è preoccupante. Quindi quando io faccio riferimento a come vengono la partecipazione dei sindaci, dei consiglieri scelti che vengono a diventare dei senatori, cioè, parliamoci chiaro, anche per le modalità di scelta, in teoria non rappresentano neanche le regioni, rappresentano i partiti che li eleggono con queste leggi elettorali, però ad esempio non si capisce i sindaci come vengono scelti. E che cosa rappresentano peraltro? Sarebbero lì a rappresentare, che so, gli enti locali nella figura dei comuni? Cioè, lascia seri dubbi. E abbiamo sentito quindi le prime due clip e devo dire che il collega Belisario dice una cosa con cui sono completamente d'accordo, cioè che la riforma della Costituzione parte proprio da un punto di vista che è contrario a quello che è la stessa essenza di una Costituzione, ovvero sono le leggi ordinarie che dovrebbero adattarsi a una Costituzione, mentre adesso la riforma nasce proprio per l'esigenza che la Costituzione possa avere un testo che si adatti meglio a quelle che sono le esigenze economiche. Quindi in vista di tutta una serie di leggi ordinarie, una serie di riforme di tipo economico, dobbiamo cambiare la Costituzione. Il collega quindi secondo me è stato molto acuto nell'individuare proprio questo passaggio e per questo, Milena, vorrei proporti la prossima clip di Belisario, nella quale ci indica come va a operare, diciamo, questo nuovo meccanismo, questo nuovo adattamento a favore di una governance economica a partire dalla clausola di supremazia. Clausola di supremazia, Elia, che già ce lo siamo detti, credo, non mi ricordo se nella puntata precedente o ancora prima, interviene solo lì dove sarà necessario. Quindi non è che la clausola di supremazia viene prima, è una clausola di supremazia che è successiva, ma soprattutto nella clip che invece andremo ad ascoltare del ministro Graziano Del Rio si parla di quello che avverrà a livello locale. E che cosa sta avvenendo adesso? Adesso avviene che in alcune regioni mancano proprio i livelli essenziali che per la sanità, ci sono grossissimi problemi che riguardano le infrastrutture. Il ministro Del Rio qui racconta di quando è dovuto intervenire come ministro subito dopo l'incidente ferroviario che c'è stato in Puglia, incidente ferroviario dove anzi ci sono state anche vittime e dove effettivamente bisogna pensare che non può essere possibile neanche pensare ad una linea veloce lì dove c'è un solo binario o comunque due soli binari di collegamento. C'è un problema che deve essere risolto a livello centrale e l'errore più grande che si è fatto è stato proprio quello fatto nel 2001 dando ragione, diciamo, a quella che era la politica leghista
di avocare poi alle regioni più ricche tutta una serie di competenze, lasciando, e questo lo dico da donna del sud, oltre che da avvocato che lavora appunto a Napoli, lasciando oggettivamente questi livelli minimi molto ma molto indietro per quello che riguarda le regioni del sud. Questi sono dati di fatto e a questo servirà la riforma. A finalmente sentirci di nuovo italiani, insomma, non spaccati in due. Si tratta invece di una questione di responsabilità. La riforma del 2001, un inizio, un primo germoglio di federalismo, aveva portato comunque a una responsabilizzazione di alcune regioni. Se abbiamo raggiunto determinati livelli di servizi di eccellenza nel nord Italia, è proprio grazie anche a questa autonomia, a questa responsabilità che si è andata a creare in determinate situazioni. Quindi quello indice che magari è più un problema di chi si ad amministrare, chi sia a governare più che il meccanismo, perché se il meccanismo non avesse potuto consentire un miglioramento delle prestazioni, un miglioramento dei servizi, non sarebbe stato possibile nemmeno in Veneto, nemmeno in Lombardia, nemmeno in Piemonte. Poi, tra l'altro, sulla clausola di supremazia tu mi dici solo quando sarà necessario, ma chi è che decide quando è necessario? Lo decide chi deve avvocare, quindi il nuovo centro, il nuovo Stato potrà andare ad avvocare quando meglio decide lui. I motivi sappiamo che sono No, i no, no, requisiti per perché l'avvocazione sono estremamente ampi e sono motivi di interesse nazionale economico. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ogni qualvolta una regione, un determinato territorio voglia rappresentare i propri interessi in conflitto magari con altre zone. Mi viene in mente tra tutti la questione delle trivelle, la questione della TAV, si troverà spodestata e quindi sostanzialmente muta di fronte alle esigenze di uno Stato centrale che potrà invece avvocare a sé certe Assolutamente. funzioni. Assolutamente no, perché come già ci siamo detti, aumentano proprio, diciamo, i poteri per avocare a sé leggi di iniziativa popolare, le regioni continueranno a poter legiferare e sappiamo perfettamente che a questo punto i senatori che andranno di provenienti dalle proprie regioni di appartenenza o della città metropolitana e quindi andranno a Roma, non potranno non fare gli interessi della propria regione. E un'altra cosa invece, ecco, ritornando al discorso della responsabilità c'è in questa riforma e c'è ancora più forte perché tu forse hai dimenticato che lì dove ci sarà un dissesto, praticamente chi ha provocato il dissesto sarà immediatamente rimosso. Questo non toglie che non è che la regione se ne va a casa intera intera, ma se ne andranno a casa appunto coloro che sono stati responsabili. E poi ti pare che chi è responsabile in regione debba continuare ad avere sempre la stessa funzione? Chi è responsabile per il dissesto di un comune debba continuare invece ad essere magari il sindaco di quel comune? Io credo che questa responsabilità, che è perché l'Italia è un paese strano, tu lo vedi, no? Nei paesi anglosassoni non esiste, cioè la responsabilità è insita nel fatto stesso di avere un determinato ruolo. Evidentemente c'era bisogno di richiamarlo in Costituzione. Responsabilità poi va a manifestarsi nel voto in uno stato normale. Dopo questa riforma ci sarà da chiedersi se governeranno i sindaci o se governeranno i prefetti. Milena, vogliamo ascoltare le seconde clip dei nostri due ospiti? Assolutamente sì, andiamo con il ministro Delrio e con il collega Bellisario. Andiamo subito. Abbiamo molto tenuto io, Angelo, Sergio Chiamparino, altri, insomma, Piero Fassino, a far partire una riflessione sui sindaci e quindi anche adesso Antonio De Caro che presenta il Lanci, ma perché? Perché questa riforma, lo avete detto anche voi nei vostri interventi, lo ha ricordato prima l'amico che citava, Beniamino che citava Sturzo, questa riforma non è la riforma di Renzi, vi do una notizia. Non è la riforma di Renzi nel senso che non è nata con noi, nasce da una riflessione molto lunga, molto lunga. Io ero
presidente dell'ANCI ed ero poi ho fatto il ministro degli affari regionali, quindi ho partecipato come presidente dell'ANCI al lavoro dei saggi, dei primi saggi di Napolitano, perché Napolitano mi chiedeva di dare un'occhiata, diciamo, a quello che veniva fuori da scritto professore. E poi come ministro degli affari regionali, perché ovviamente la riforma andava nella direzione di affrontare tematiche locali, anche della rappresentanza e quindi alla fine sta riforma, detta come va detta, è una riforma che nei suoi pilastri fondamentali è condivisa da tutti. Tant'è vero che Berlusconi la votava. Cioè Berlusconi ha smesso di votare questa riforma, lo dico perché tanti amministratori del centrodestra sono invece favorevoli alla riforma. Ha smesso di votare questa riforma perché abbiamo eletto Mattarella, cioè per ritorsione contro il fatto che abbiamo eletto Mattarella. Questo, andate a rivedere le tempistiche di questa cosa. Questa è la verità. Poi se ci veniamo a raccontare storie, ci possiamo anche raccontare storie, però questa è la verità. E quindi noi abbiamo cercato sempre, anche con i grillini, un più ampio coinvolgimento, proprio perché l'analisi dei problemi è semplicissima. Da ministro degli affari regionali, io avevo 140 contenziosi con la Corte Costituzionale, tra Corte Costituzionale e Regioni. Anche adesso, l'altro giorno, in Consiglio dei Ministri, faccio questo esempio perché a me scappava da ridere, ma ai ministri che sono nuovi, diciamo, non capivano perché mi scappava da ridere, abbiamo impugnato una legge, il Ministero dell'Agricoltura ha impugnato la legge sul foraggio dissuasivo dei cinghiali, cioè bisogna decidere dov'è che metti il mangime per dissuadere i cinghiali di andare a mangiarne e devastare i campi? Cioè, stiamo litigando, quindi dei dirigenti dello Stato super pagati, degli avvocati super pagati, la Corte Costituzionale. Ci saranno sedute, eccetera, plenarie, il ministro degli affari regionali, ovviamente, era il mio mestiere di allora, si mettono lì per mesi perché dobbiamo decidere a chi tocca stabilire dove si mette il foraggio dei maiali. Ma vi pare normale? No, ma dico, ma vi pare normale? Abbiamo 25 milioni di disoccupati in Europa, abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 40%, al 35%, al 40% al sud. Abbiamo una crisi di rappresentanza in cui la democrazia non riesce a esprimersi, no? Se non nelle autonomie locali, perché siete voi una delle poche istituzioni che tengono, perché la fiducia nei partiti, sapete, è sotto zero. E con questo elemento noi diciamo che ci stiamo occupando nei massimi vertici dello Stato, nella Corte, ci stiamo occupando del foraggio dissuasivo dei cinghiali. Ma è questo, quello di cui stiamo ragionando è questo, cioè vogliamo continuare ad avere un paese che è ordinato, è disordinato, o vogliamo avere un paese ordinato nelle competenze? Cioè vogliamo che le regioni siano tutti 20 piccoli stati, perché il leghismo ha fatto malissimo a questo paese, sapete? Io ho fatto una campagna durissima contro il leghismo quando ero sindaco nella mia città, durissima. Perché quel tipo di federalismo lì è un federalismo che dice questo: si diventa forti se si tolgono competenze allo Stato, ok? Cioè che l'autonomia vuol dire togliere competenze allo Stato, ve la ricordate? Devolution. Che voleva dire lo Stato diventare più debole. Ma nell'autonomismo, nella vera autonomia, anche di tradizione italiana, non è così. Perché se tu nei grandi paesi federali, se tu osservi i grandi paesi federali come la Germania, pensate che in Germania lo Stato sia debole? O pensate che negli Stati Uniti lo Stato sia debole? O pensate che in Canada lo Stato sia debole? No. Quella riforma lì ha portato a distruggere le competenze dello Stato nella garanzia dei diritti fondamentali. Sentirete spesso dire in questi giorni, e spiegatelo ai vostri concittadini, perché alla fine, ma lo dico perché alla fine le persone, anche nella mia terra, no, cosa fanno? Fanno così, quando è ora, gli ultimi giorni, ti dicono, io non mi sono mica informato, non ci ho capito niente, cos'è sta confusione, sono tutti contro tutti. Sindaco, mi dica lei, ma cos'è sta storia? Mi dia un consiglio. Lo chiederanno a voi, al prete, al medico, no? È così che funziona. E quindi voi ragionate, fate ragionare su questo. Per esempio, riflettiamo, perché dobbiamo imparare, noi siamo stati sindaci, voi siete sindaci, siete amministratori, impariamo dalla nostra esperienza. Che cosa è successo recentemente? C'è stato un incidente ferroviario a Bari, ve lo ricordate? Mortale. Io sono andato là poche ore dopo che era successo sul posto. Perché questa cosa qua è successa?
perché i sistemi di sicurezza ferroviaria sono differenti sulle linee regionali e sulle linee nazionali. Cioè l'autonomia ha determinato una distanza nei diritti dei cittadini. Attenzione, la clausola di supremazia in questa riforma non vuol dire nuovo centralismo, ma vuol dire che metto al centro i diritti costituzionalmente garantiti dai cittadini. È diversa la questione. Cioè io devo garantire la sicurezza e la sanità, I livelli essenziali di sanità non possono essere differenti da regione a regione, perché altrimenti questo non è federalismo, questo non è autonomia. Questo è io sto togliendo un diritto a uno che invece lo deve avere. E perché se c'è il terremoto in una scuola crolla il tetto e muoiono i bambini, se c'è il terremoto in un'altra scuola, in un'altra regione, magari non c'è lo stesso effetto? Io non posso pensare che la sicurezza, che la salute, che i principi sociali siano così differenti da regione a regione, capite? Quindi la riforma del 2001 è partita con un principio che indeboliamo lo Stato, facciamo 20 piccole regioni e ognuno è padrone a casa sua. Il problema è che rischiamo di odiare le case dove stiamo, perché quando un cittadino non ha garantita la sicurezza, la salute, la qualità di vita, la scuola per i suoi figli, è evidente che si fa una domanda, no? E dice: ma di cosa stiamo parlando? Questa non è una riforma centralista, è un momento in cui lo Stato dice: oh, ok, sei bravo, sai cosa c'è? Puoi tenerti un po' più di tasse, perché è previsto nella riforma, eh? Il 116 è mantenuto. Però non sei bravo, non stai garantendo i diritti. Hai delle liste di attesa a 6 mesi per un esame fondamentale, non stai garantendo l'emergenza nelle pochi minuti in cui è necessario garantirla. A quel punto tu puoi intervenire come Stato. Lo Stato si conserva una sorta di esclusiva competenza già su materie che c'erano prima della riforma, che vengono poi ampliate, precisate, eccetera. Vi sono poi dei settori nei quali si conserva in via assoluta quelle che sono le cosiddette, no, decisioni generali, adesso non mi ricordo, ecco, le disposizioni generali o comuni, per esempio, per la tutela della salute, per le politiche sociali, le disposizioni generali e comuni sull'ordinamento scolastico, le disposizioni generali e comuni sull'ambiente, il paesaggio, il turismo. Cioè, è un'espressione che poi alla fine non si sa che significa, c'è una discrezionalità assoluta, secondo me. E poi se a questo aggiungi che vengono conservate delle materie specifiche alle regioni, anche per esempio in materia di servizi sociali, in materia di sviluppo e promozione dello sviluppo economico, in quelle materie di interesse regionale, nelle attività culturali, la promozione dei beni ambientali, il paesaggio, eccetera, eccetera, però poi è sufficiente che su proposta del governo lo Stato può intervenire nelle materie riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda, questo concetto, l'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero l'interesse nazionale, che è un po' come il discorso del segreto di Stato, no? Cioè, nessuno, allora, o tu, visto che vuoi snellire e vuoi evitare anche i conflitti, a questo punto indirizza espressamente i casi in cui lo Stato può applicare questa clausola di supremazia, se no è tutto e più di tutto, tenendo conto che poi conservandosi la materia sul piano delle infrastrutture e delle energie, voglio dire, ci sono degli interventi che variano territorio per territorio, no? Il fine di questa riforma costituzionale non sia quello che sta sul quesito referendario e che peraltro è il titolo della riforma. Chiedo che il fine vero, quello reale, concreto, che poi, guarda, credimi, basta leggere con attenzione la relazione
produttiva, no? Quella che voi fate accompagnato al disegno di legge, e si capisce qual è. Perché il discorso è che queste riforme, quando si dice esempio lo snellimento delle procedure, ecco perché il Senato, no? Allora intanto non stiamo ormai c'è il totoconteggi a quante ipotesi di andate e ritorno tra Camera e Senato comunque ci saranno. Ma voglio dire, se noi guardiamo i dati, il fatto che noi abbiamo dei tempi lunghissimi per approvare le leggi, che questo chiaramente rende l'Italia meno affidabile per gli altri, cioè, ma che cosa c'entra la Costituzione? Le lungaggini legislative non sono colpa della Costituzione, sono colpa dell'incapacità delle classi politiche, delle realtà parlamentari italiane che si sono susseguite negli anni di portare avanti le leggi. Io sono andato, guarda, credimi, a farmi un po' di ricerca e ti posso dire che nelle scorse legislature il decreto, la manovra Salva Italia di Monti e della Fornero è stata approvata in 16 giorni, il lodo Alfano in 20 giorni, però poi la legge anticorruzione 1456 giorni, la legge su usura e estorsione 1356 giorni, anche il povero Bersani ha cercato di far approvare in fretta lo statuto delle imprese, ha impiegato 1283 giorni, Rosi Bindi 1259 per il riconoscimento dei figli naturali. Allora, no? È la Costituzione che rende lungo l'iter legislativo o è la gestione dell'iter che ne fanno le forze politiche? E ti faccio un altro esempio che è inconfutabile. Tutti i disegni di legge e tutte le iniziative legislative del governo hanno sempre una corsia preferenziale, vengono sempre approvate in termini estremamente più brevi rispetto a quelle ordinarie. Tu ricordi, ad esempio, no? Hanno spostato da 50.000 a 150.000 firme le leggi di iniziativa popolare. Tu ricordi negli ultimi anni qualche legge approvata su iniziativa popolare con le 50.000 firme? Con 150, cioè, è un po' una presa in giro. Quindi effettivamente il Senato, il bicameralismo che noi oggi abbiamo in Costituzione, che ripeto è pure giusto che abbia delle modifiche, ma dovrebbero essere calibrate, condivise, perché non è una legge del governo, il governo non dovrebbe neanche farli i disegni di legge sulla Costituzione. Perché non ricordiamoci cosa diceva Calamandrei, non dovrebbero stare neanche nei banchi dell'Assemblea Costituente i componenti del governo, perché la Costituzione tutela in realtà le minoranze, non chi governa. Allora dare alla Costituzione la colpa del mal funzionamento degli iter legislativi, in realtà la verità è un'altra, è che quella Costituzione oggi non è confacente alla governance economica europea, ai sistemi globalizzati e, se vogliamo aggiungere qualcos'altro che si legge per le righe, a quel sistema di finanziarizzazione dell'economia che danneggia l'economia reale a favore dell'economia speculativa. Milena, io continuo a ripetere, secondo me veramente il punto di questa sera racchiude il punto critico di tutta la riforma, cioè il rapporto tra il centro e le autonomie locali. È proprio in questo punto in cui vediamo uno svuotamento di rappresentanza, vediamo un Senato debole, come l'ha definito giustamente il collega, ma soprattutto il collega dice una cosa molto interessante, cioè dice che questa riforma serve a dare attuazione a tutta una serie di riforme di tipo economico dell'Unione Europea. Voi comunque per il sì dite che questa riforma non va a toccare la prima parte della Costituzione. La prima parte della Costituzione che cos'è se non dire che una riforma sociale, cioè un stato di progressione, uno stato di trasformazione di un determinato popolo deve essere governata dal popolo stesso tramite il suo lavoro e la sua partecipazione. Andando a togliere questi spazi di partecipazione diventiamo oggetto di trasformazione sociale, oggetto diciamo di riforme decise da altri, ma forse non decise da noi. Quindi su questo dovremmo ragionare. Elia, ti voglio bene, io tanto tanto bene, ma non puoi dire questo. Allora, noi non diciamo
che non riguarda anche la prima parte, non la tocca e non toglie nessun diritto, anzi lo amplifica. La partecipazione popolare è amplificata. Le persone che vanno a votare, vedi, te lo ricorda anche il ministro Del Rio, non andranno a votare perché Renzi gli è antipatico oppure non sopportano la Boschi o per altri motivi. Nelle clip che stiamo mandando in onda, lo stesso ministro Del Rio ricorda il, tu eri troppo piccino, quindi forse non eri manco ancora nato, ricorda un altro referendum che divise moltissimo, che fu quello sul divorzio. Io neanche allora potei andare ancora a votare, però mi ricordo che c'era stata questa grande divisione, così come altri referendum. Ora, noi che cosa dobbiamo andare a votare? Dobbiamo andare a votare per l'eliminazione del bicameralismo paritario? Bene, che importanza ha un Senato più forte o più debole? Sarà più forte rispetto alle autonomie locali perché porterà gli interessi delle autonomie locali. Non deve essere più forte perché non deve essere una duplicazione della Camera, perché noi andiamo a votare per togliere il bicameralismo paritario. Andiamo a votare per togliere un po' di soldini a tanti parlamentari. Per anni ci siamo sentiti dire che tutti questi parlamentari, un po' di soldini, anche tanti parlamentari, perché il Senato, ricordiamolo, è formato di 315 senatori, adesso saranno 100 e saranno provenienti dalle autonomie locali, quindi non sono solo senatori, vengono pagati come consiglieri regionali, vengono pagati come sindaci e gli sarà dato ovviamente un rimborso spese che si prevede, come in Germania, sarà soltanto di circa una volta al mese, mentre invece adesso avviene per la conferenza Stato-Regioni per due volte a settimana. Ma soprattutto parecchi dimenticano una cosa: dobbiamo togliere definitivamente le province, lo dobbiamo fare soltanto attraverso la Costituzione, con la legge ordinaria non lo potevamo fare, dobbiamo togliere il CNEL, che è un organismo che in tanti anni non ha funzionato e nel quale però, guarda caso, ci vanno a finire un po' di dirigenti sindacali e guarda caso il sindacato a livello nazionale ha dato, diciamo, indicazioni per votare no. Beh, io questa cosa sinceramente la trovo assurda. Sì, ma non interessa, nel senso, se si volevano togliere le province bastava una legge di un comma, se si voleva togliere il CNEL bastava un comma. Hanno fatto. Ma non è bastato, ci sono state 6 letture parlamentari e ne bastavano 4. 6 letture parlamentari, evidentemente non è bastato, è il Parlamento che è sovrano e resterà sovrano, anzi era la riforma del 2005, che poi la Corte Costituzionale ha stabilito nel 2006 che non era appunto costituzionalmente legittima, quella di Berlusconi, che dava il premierato forte. Qui non c'è il premierato forte e ti dirò, forse per me è anche un errore, cioè se si vuole riportare al centro tutta una serie di questioni, probabilmente non sarebbe stato neanche sbagliato rafforzare quella che era la funzione del governo, ma comunque sia non l'ho stabilito io. Abbiamo ricordato che l'iniziativa del governo è stata per sole 2 volte. Questa non è la riforma Renzi-Boschi. Il Parlamento è intervenuto con 122 emendamenti. Scusami però su questa cosa. Da chi è stata il testo col quale è stata presentata, da chi è stato proposto? Ma per forza deve essere sempre proposto dal ministro, io voglio dire, è ovvio che la ministra è la ministra Maria Elena Boschi, ma non mi venire a dire, non è ovvio perché comunque una riforma della Costituzione non è ovvio che debba essere presentata. Ma 122 emendamenti, sono stati presentati milioni di emendamenti, vabbè i milioni di emendamenti del buon Calderoli sappiamo insomma che fine hanno fatto, ringraziando il cielo. Perché quelli non sono emendamenti, quelli insomma lui prende un computer. Vi sorprende una cosa che nella natura del procedimento, cioè il procedimento è una costituzione rigida e ha un procedimento particolarmente difficile proprio perché è il testo costituzionale deve essere preservato. È normale.
Ma è Ogni normale che si. passaggio passa prima in commissione, non puoi dire che è un testo governativo lì dove ci sono sei passaggi e ci sono No, 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 io non 122 dico che è un emendamenti. testo governativo. Io dico, Ah, vabbè, no, non ho allora detto questo. Io ho detto comunque che non si può andare a dire che non è un testo presentato comunque in qualche modo caldeggiato dal governo. Attualmente abbiamo un sistema parlamentare dove la maggior parte del Parlamento è una emanazione di chi sta al governo. Quindi abbiamo già un rapporto attuale tra Parlamento e governo che è sbilanciato a favore, diciamo, del governo. tu e tutti quanti gli altri con i quali discuto di questa cosa dimenticano una cosa fondamentale. Questo governo quando nasce? Vi siete dimenticati tutti la crisi con Napolitano, con l'elezione diciamo, del secondo mandato di Napolitano. Il mandato che ha questo governo quando si è insediato, qual era? Quello di fare le riforme. Vero? Lo stesso Napolitano dice, lì dove io accetto questo incarico, lui accetta l'incarico del secondo mandato, il presidente Napolitano, a patto che si facciano queste riforme. Ma Quando Milena, vede che si ma lo stai avviano le dicendo tu, riforme, capisci? Ma capisci le quindi è implicazioni un di quello che stai mandato, dicendo? che è stato dato a questo governo proprio per questo. In pratica è come se fosse lo scopo principale del governo. Ha delle implicazioni forti quello che dici, poi è una cosa che sappiamo tutti, però dire che il governo riceve dal Presidente della Repubblica il mandato a fare una riforma costituzionale, quello che stai confermando è che Era sostanzialmente è il stato il paese che aveva governo. No! bisogno di Il questa paese, ma riforma. È il il paese, paese no, che ha non lo bisogno puoi di dire questa perché il paese riforma. non è mai stato chiamato alle elezioni con un candidato che dicesse: io voglio il voto per andare a fare la riforma costituzionale. Quindi, anche se puoi dire che ha un appoggio da un punto di vista di sondaggi, quello che vuoi, non c'è mai stato un candidato che si è proposto per fare questa cosa. Quindi, fondamentalmente, hai un governo che si è presentato in Parlamento e dice: benissimo, io con il mio pacchetto di voti, il mio pacchetto di Parlamento, voglio promuovere questa cosa. Giusto o sbagliato? Non sto dicendo questo, dico semplicemente che di fatto No, è stato chiaro, non puoi dire. perché hai dimenticato un pezzo. C'era il patto del Nazareno, c'era anche il centrodestra, poi si rompe il patto del Nazareno e Forza Italia viene a mancare. Sai perché io dico non bisogna dimenticare quello che è la storia e quello che è successo? Perché se no si va dietro a quello che normalmente io sento dire magari per strada, ma il mandato popolare, eccetera, e insomma, e iniziamo ad andare a dire cose che non stanno né in cielo né in terra. Non abbiamo mai votato il Presidente della Repubblica, non abbiamo mai votato il Presidente, diciamo, Presidente del Consiglio, e noi lo sappiamo perfettamente, però sappiamo perfettamente da dove è nato il contesto storico. E la necessità di cambiare le funzioni che vanno a regolamentare lo Stato e quindi la seconda parte della Costituzione. E quindi la prima parte della Costituzione, perché se tu vai a mutare tutti i meccanismi che sono alla base dei procedimenti decisionali, sia del Parlamento, ma anche che vanno a incidere sulle autonomie locali, gli stessi diritti rappresentati nella prima parte vanno a cambiare. La prima parte Ma della Costituzione assolutamente no. è la vittoria di un popolo che può, attraverso il lavoro, attraverso la partecipazione di tutti, andare a rappresentare le proprie decisioni, i propri interessi. Con la riforma questo legame viene, secondo me, un po' meno. Ascoltiamo gli ultimi due interventi, Milena. Anche se continuo a non essere d'accordo, li ascoltiamo. Magari riescono ad essere più convincenti i nostri pugili sul ring. Articolo 5. La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e organizza il suo ordinamento per favorire le autonomie locali, la più ampio decentramento. Ma vi pare che il Senato, che è uguale alla Camera, favorisca il più ampio decentramento o favorisce il riconoscimento delle autonomie locali? Quello che disse Sturzo lì il giorno dopo, durante l'approvazione dell'Assemblea Costituente, è verissimo, lo disse il giorno stesso, disse: solo in Italia si può fare una follia in cui il Senato è la duplicazione della Camera. Quindi è esattamente così. Noi stiamo attuando la prima parte della Costituzione,
facendo questa riforma. Noi stiamo attuando la prima parte della Costituzione quando riconosci i diritti e i doveri inderogabili di solidarietà sociale, quando diciamo che lo Stato deve stabilire dei principi e farli garantire con la clausola di supremazia. È proprio esattamente il contrario. Poi è chiaro che qui i combinati disposti, adesso, cioè se ragioniamo della Costituzione come quando abbiamo ragionato del divorzio, no? Vi ricordate? Io c'ero, ero già nato. Quando abbiamo ragionato del divorzio, si ragionava del divorzio. Cioè, non so come funzionava da voi, ma da me funzionava così, che nel mio quartiere, che era un quartiere poverissimo di Reggio Emilia, si ragionava del divorzio, erano tutti favorevoli. Perché? Perché una c'aveva il marito che c'era il muratore che la menava, l'altra c'aveva... E allora le donne tra di loro sono messe d'accordo e hanno detto, sai cosa c'è? Adesso votiamo noi. Facciamo noi l'effetto Trump. Faccio vedere io a Fanfani. Io voglio il diritto di mollare, di poter divorziare da mio marito. E si organizzarono e discutevano però del divorzio, non del combinato disposto. Cioè, ma il combinato disposto da che? Perché Pannella ti è antipatico? Abbiamo votato sul divorzio perché Pannella c'era antipatico? Abbiamo votato contro il nucleare perché i Verdi erano simpatici? Abbiamo votato sull'aborto perché pensavamo che chi lo proponeva era antipatico e simpatico? No, abbiamo ragionato di quello di cui dovevamo votare. Siete favorevoli o no all'abolizione del bicameralismo paritario? Siete favorevoli o no alla crescita alla nascita del Senato dell'autonomia? Siete favorevoli o no all'abolizione del CNEL? Siete favorevoli o no che i consigli regionali, tappati le orecchie, guadagnino tanto come il sindaco del comune capoluogo? Perché questo è il punto, perché in una regione italiana il consigliere regionale prende 3.000 euro, prende 10.000 euro e il sindaco del comune capoluogo prende 3.000 euro. E quindi ho capito, ci sono anche un po', quei consiglieri regionali lì sono contrari, e lo capisco. Ma siamo noi la conservazione? Siamo noi la conservazione? No. Allora, abbiamo ragionato del merito del referendum, e sul merito non c'è nessuno che è contrario, avete ragione, è proprio così. Nessuno sa discutere del merito di questa cosa, ed è incredibile. E quindi i veri conservatori sono quelli che pensano che questo sia l'occasione per i combinati disposti. Combinato disposto della legge elettorale, combinato disposto dell'immigrazione, il combinato disposto Renzi al naso storto, il combinato disposto la Boschia ai tacchi troppo alti, il combinato disposto che Del Rio ha 9 figli, eccetera, eccetera. Ma però non si fa così, perché non è serio verso i cittadini. I cittadini hanno diritto di poter discutere la Costituzione, che appunto è bellissima e ha dei principi eterni, e di discutere come applicare quei principi e di cambiare una riforma del 2001 che si è rivelata sbagliata. Perché era una riforma dettata dalla dittatura culturale della Lega e che diceva appunto Stato più debole, ognuno a casa sua, cavoli loro, che muoiono se vogliono morire, perché a noi non ci interessa. Mi spiego? Ma allora, a parte che io penso che comunque le regioni a statuto speciale, anche se poi si demandano a modifiche successive, conservano comunque delle possibilità più forti e diverse di quelle a statuto ordinario. E sulle materie concorrenti io credo che in realtà sia compressa, soprattutto nelle regioni, ecco, ad esempio le specificazioni delle materie demandate ad esempio al trattamento del pubblico impiego anche negli enti locali che il governo si riserva, cioè che lo Stato centrale riserva, quelle potrebbero anche avere un senso, no? Nel senso che ogni regione, vediamo cosa succede con le regioni che hanno numeri infiniti di dipendenti con costi pazzeschi a fronte di altre regioni più virtuose, quindi diciamo un controllo centrale in quelle materie servirebbe, perché poi quelle sono le cose che effettivamente servono, le vere riforme, quelle che possono aiutare la crescita italiana. Ma la clausola di supremazia, la riforma va letta all'interno di quello, anche perché quello è il fine della riforma, all'interno del funzionamento o del malfunzionamento del sistema Italia, no, da anni. Allora noi che vediamo le battaglie giuste o sbagliate, non entro nel merito, per la TAP, per la TAV, che nonostante tutto il governo comunque interviene, che abbiamo le trivelle, che qualcuno pone anche problemi sui nuovi sistemi di stoccaggio sotterraneo dei gas dopo i nuovi elevati, che potrebbero anche avere qualche incidenza
no, sulle problematiche telluriche del centro Italia, perché se andiamo a guardarci il centro Italia è tutto circondato di trivelle, dico, sia in mare che fuori, che non significa che i terremoti sono collegati, ma sono cose da valutare. Questo passa tutto attraverso una primazia dello Stato nel momento in cui va a decidere. Allora, nel momento in cui io, regione, ho la conoscenza del mio territorio, ho un'idea di sviluppo del mio territorio, prendiamo l'esempio turistico, ho intenzione di garantire o di programmare uno sviluppo turistico diverso da quello della costiera adriatica, romagnola, faccio un esempio. Non sono d'accordo nella mia programmazione ad alcuni interventi in materia, per esempio, energetica, allora lo Stato, nella totale discrezionalità, viene e me li impone. Allora a questo punto la domanda è, ma le regioni come lo Stato, come tutti gli enti territoriali, non dovrebbero rappresentare non solo le esigenze, ma la volontà dei cittadini? E nel momento in cui io centralizzo tutto, e pur lasciandoti le tue competenze, però quando voglio che vengano, perché poi questo discorso, sai, non è il discorso della piccola impresa, questo il problema dell'interesse nazionale, dell'unità economica nazionale, quello verrà fuori ogni qualvolta ci saranno dei grossissimi interessi per le infrastrutture o per i grossi interventi energetici, perché quelli sono i problemi reali, lo sfruttamento delle risorse energetiche. Allora lì effettivamente che cosa succede? Che la regione, che dovrebbe avere effettivamente la possibilità, in quanto, se fosse ovviamente anche le regioni i loro problemi, una regione virtuosa dovrebbe avere innanzitutto un'attenzione allo sviluppo territoriale, ambientale, paesaggistico, turistico e quant'altro nell'interesse delle cittadinanze e del territorio, si vedrebbe sostanzialmente sopravanzare dallo Stato una scelta che potrebbe tranquillamente contrastare con le esigenze reali della regione, perché lo Stato ritiene in sua discrezionalità che per l'unità nazionale, per l'economia nazionale, quella sia strategica. Milena, questi sono stati gli ultimi due contributi dei nostri pugili di questa sera. Devo dire che vedo le luci del ring che si stanno spegnendo questa sera. Come mai, Milena? Si stanno spegnendo perché in realtà adesso la parte più importante è quella che sto facendo io, che stanno facendo tanti altri. Siamo per strada, siamo ai gazebo, siamo in giro per parlare e per fare i confronti, stiamo cercando disperatamente di portare i contenuti, nonostante populisticamente io mi continui a sentir dire la deriva autoritaria e poi non ci manca la democrazia e tutte queste belle cosine. Quindi contenuto per contenuto, articolo per articolo e sempre più in mezzo alle persone, che poi non è vero che non ci sia partecipazione, sai? Io ogni volta che poi ci sono queste situazioni scopro un interesse di persone di svariatissima età e di svariatissima provenienza. Cioè, quello che sento dire in maniera populista, sì, alle persone non interessa perché interessano altre cose, ci abbiamo altri problemi, non è vero. Non è vero, perché sennò non si riempirebbero piazze, teatri, luoghi di discussione, anche con contestazioni, per carità. Però comunque sia, questa cosa è molto sentita e io mi auguro sinceramente che il 4 dicembre ci sia una grandissima partecipazione, così come mi auguro che entro questa settimana arrivi qualche contributo di Lega. In verità qualche collega lo abbiamo avuto e dobbiamo ringraziare di tutti i colleghi che questa settimana hanno voluto essere ospiti di Referendum Versus, e speriamo invece di sapere anche la vostra opinione, sapere cosa ne pensate. Potete commentare sulla nostra pagina Facebook oppure utilizzare su Twitter l'hashtag Referendum Versus. Tra l'altro adesso su Twitter, Milena, ho visto che esiste una nuova funzione,
hashtag io voto no, hashtag io voto sì, in cui appunto si discute e vengono raccolti tutti i tweet che riguardano la riforma costituzionale. Effettivamente c'è stata una grande partecipazione, è un tema che interessa a tutti quanti. Mi permetto di dire che comunque vada, io spero che vada in un modo, però comunque vada, a stare un successo, nel senso che in Italia forse della Costituzione abbiamo sempre parlato poco, e questi mesi insomma sono stati comunque un modo per riuscire ad approfondire anche da un punto di vista giuridico, con un punto di vista più qualificato, che cosa dice il testo, qual è il meccanismo, quali sono le problematiche. Questa quindi anche noi nel nostro piccolo, con referendum versus, speriamo di aver potuto dare una mano ai colleghi che abbiano comunque voluto passare con noi qualche serata. Milena, siamo arrivati alla fine, questa è l'ultima puntata di Referendum Versus. Io veramente non so cosa farò dei prossimi martedì, perché insomma stare sul ring con te un po' cominciava un attimino a piacermi, fare un po' allenamento. Sì, ma troveremo altre occasioni per divertirci e magari scontrarci o incontrarci su altre questioni. Assolutamente sì. E io invece dico assolutamente no, ma non a te Milena, ma bensì all'esito che spero insomma ci sia per questo referendum, e spero insomma comunque che gli approfondimenti che abbiamo dato facciano riflettere in questo senso, con tutte le cose che abbiamo ben detto. E quindi Milena, tuo marito sarà contento che finalmente ti riavrà a casa, ti ho rubata per qualche ora anche questa sera. E non si sa, forse bisognerebbe chiederlo a lui. Non si sa. Io lo dico per scherzare, mi auguro che sia felicissimo invece. Comunque, a parte gli scherzi, diamo la buonanotte, un buon ascolto anche di una puntata che stiamo preparando, raccogliendo un po' il meglio di, vero Elia? Assolutamente, il prossimo martedì sera avremo il meglio di Referendum Versus, avremo proprio una serata lunghissima con tutti gli interventi, ecco, lunghissima, non aspettatevi Sanremo. Grazie Milena e grazie a tutti e buonanotte. Grazie Elia, grazie a tutti, buonanotte. Sostieni le tue ragioni sui social di YouSlow Web Radio. Scrivici sul profilo Facebook o Twitter per sostenere il sì o il no. Sali sul ring di YouSlow Web Radio. Nel prossimo appuntamento di Referendum Versus vogliamo discutere tra colleghi degli effetti della riforma costituzionale. Scrivici su webradio@youslow.it o mandaci un vocal al 331 30 97 852. YouSlow Web Radio, il ring dell'avvocatura. YouSlow Web Radio, la voce dell'avvocatura. Hi, this is Russell Vandenberg. I'm a saxophonist from England. Listen to the jazz show on YouSlow Web Radio this Sunday, featuring music from my new CD, Sundance, and other tracks from previous albums. YouSlow Web Radio 331 30 97 852, www.webradioyouslaw.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi YouSlow Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di YouSlow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui.